Il nuovo decreto del governo Conte con restrizioni nei confronti di bar, locali, ristoranti e gelaterie non è stato accolto favorevolmente dagli esercenti. Inevitabile il malcontento per la scelta di voler ridurre le possibilità di contagio nei pubblici esercizi riducendo l'orario di lavoro o comunque la clientela. Per Confesercenti si tratta di un provvedimento che colpisce una categoria già fortemente penalizzata e se mai fossero prese altre decisioni ulteriormente limitanti, le conseguenze potrebbero essere disastrose per alcuni imprenditori. Purtroppo questi provvedimenti sono sempre, diciamo, indifferenziati, nel senso che colpiscono una categoria che in realtà non è responsabile dell'aumento della curva epidemica. Quindi riteniamo che sia pericoloso andare a colpire ancora una volta una categoria che è già stata fortemente penalizzata sia durante il lockdown che successivamente per vari motivi, tra cui appunto lo smart working piuttosto che il distanziamento e quindi la riduzione delle capienze dei locali, oltre che naturalmente il dimezzamento dei flussi turistici che hanno penalizzato fortemente la categoria. Quindi diciamo anche provvedimenti ulteriormente restrittivi vengono comunque colti con un senso di grande preoccupazione e non dobbiamo dimenticare che generano comunque anche un clima di sfiducia nella clientela che già ad esempio nei ristoranti, poiché da oggi possono sedere solamente 6 persone per ogni tavolo, diciamo, mettono anche in discussione quelle che possono essere cene di gruppo piuttosto che occasioni conviviali fra amici per gruppi appunto leggermente più numerosi, e quindi il senso di timore anche nella clientela fa sì che si veda già una conseguenza anche sull'andamento delle prenotazioni, quindi disdette piuttosto che un approccio comunque diverso, meno fiducioso, appunto aumenta un clima di tensione generale. C'è la paura che magari con l'arrivo dell'inverno, magari l'aumento dei casi, speriamo di no, però si possa arrivare a restrizioni ancora maggiori? È chiaro che ci vengono richieste degli sforzi ulteriori, dei sacrifici anche alle categorie economiche, e diciamo visto che queste restrizioni sono in vigore fino al 13 di novembre, ci auguriamo che possano essere sufficienti per evitare ulteriori provvedimenti che sarebbero sicuramente disastrosi, soprattutto in vista di un periodo prenatalizio che dovrebbe dare un po' di respiro anche alle attività, poi non solo dei pubblici esercizi ma anche del commercio, perché ovviamente se i bar, ristoranti sono oggetto di provvedimenti restrittivi, comunque anche il commercio di conseguenza ne subisce le conseguenze, perché comunque le persone frequentano meno i luoghi della socialità.